Tra poco sarà il 1988, l'autunno è iniziato, la gente impazzisce nei grandi magazzini, la situazione mondiale è instabile, quella interna una barzelletta. Dentro il fumo della sigaretta crede di scrutare il suo futuro. Un esile filo di fumo, la macchia che si sparpaglia in un'onda confusa, in mezzo ci sono i giorni passati, le ore a venire, la fine degli anni Ottanta. Il giornale parla dell'epidemia, sono tutti sotto attacco, non solo gli omosessuali, i drogati, certo, quelli più di tutti, ma col passare del tempo vengono fuori danni, riscontri e previsioni sul fatto che la malattia non avrà pietà nemmeno per gli eterosessuali e anche per gli appartenenti alla Santa Romana Chiesa. Elio Stone. Un regista indipendente, un drogato la maggior parte del tempo. Quella era la città, la sua bocca, le labbra turgide, i denti dei cannibale, il corpo scuro e macabro, un'orda di poveri cristi dalle unghie sporche a graffiarle la pelle. La città. Guardava le ragazze, le contemplava come aveva sempre fatto. Erano enormi pozzi neri, i sorrisi come coppe brunite, erano misteriose costellazioni e la città era su di loro,